assolti dall'accusa di abuso d'ufficio per la nomina di Alessandra Sarlo, avvenuta nel 2011 a capo del Dipartimento Controlli della Regione. È stata confermata anche in appello la sentenza di primo grado per l'ex governatore Giuseppe Scopelliti e l'ex assessore al personale Domenico Tallini sul cosiddetto caso Sarlo. L'inchiesta aveva preso impulso dalla segnalazione del dirigente regionale Luigi Bulotta. Secondo l'accusa, la nomina della Sarlo sarebbe stata irregolare. La dirigente esterna era stata nominata poiché l'avviso interno non era stato utile ad individuare un candidato che possedesse i requisiti per guidare il dipartimento. Tallini e Scopelliti erano stati rinviati a giudizio nel 2013. In primo grado i due politici erano stati assolti perché il fatto non sussiste. Nelle motivazioni della sentenza, il giudice Tiziana Macri aveva fatto riferimento a un evidente equivoco su cui si basava l'impostazione accusatoria. Ora si attendono le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello, per le quali bisognerà attendere 90 giorni. Loredana Colloca per la CNews 24.